È Giove il grande mattatore del cielo di marzo. Il pianeta raggiungerà il periodo di migliore osservabilità per quest'anno a partire dall'8 marzo, giornata della donna, che il cielo festeggerà anche con il passaggio ravvicinato dell'asteroide 2013 TX68. Gli appuntamenti del mese continueranno il 9 marzo con l'eclissi totale di sole visibile dall'Oceano Pacifico e con l'equinozio di primavera del 20 marzo. A movimentare la situazione potrebbero arrivare perfino alcune palle di fuoco pronte a solcare il cielo a sorpresa, proprio come quella avvistata recentemente in Scozia. In questo mese il pianeta più grande del Sistema Solare diventa protagonista, spiega l'Unione Astrofili Italiani UAI. L'8 marzo Giove si troverà all'opposizione. Si verifica quindi il periodo di migliore osservabilità del pianeta, che raggiungerà la minima distanza dalla Terra, la massima luminosità, il massimo diametro apparente per l'anno in corso. Sarà osservabile per tutta la notte, a est dopo il tramonto, a sud nelle ore centrali della notte, a ovest prima dell'alba. Sempre per la festa della donna, l'8 marzo arriva l'asteroide 2013 TX68. Con un diametro di circa 30 metri, porterà la sua carezza alla Terra sfiorandola da una distanza di 5 milioni di chilometri. Nessun rischio di impatto, dunque, anche se la NASA non esclude che possa passare più vicino, fino a 24.000 km dalla superficie terrestre. Il 9 marzo un nuovo brivido con l'eclissi totale di sole che sarà visibile solo dall'Oceano Pacifico. La Luna invece si darà da fare per tutto il mese, con ben 5 fasi lunari al posto delle consuete 4 e una serie di spettacolari congiunzioni con Saturno, Venere, Pleiadi, Giove e Marte, come ricorda la UAI. In attesa dell'equinozio di primavera che cadrà alle 5:30 del 20 marzo, non rimane che puntare occhi e smartphone al cielo a caccia di palle di fuoco. Marzo è un mese in cui spesso si osservano spettacolari bolidi, spiega la UAI, dato che non di rado la Terra incontra frammenti di asteroidi. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante. Oggi vi ho portato questo video per parlarvi e per elencarvi gli eventi astronomici che ci saranno questo mese marzo 2016, quindi insomma a me non resta che augurarvi buona osservazione e insomma rispolverate i vostri telescopi e i vostri binocoli, perché insomma potrete osservare degli oggetti celesti veramente molto molto interessanti, ovviamente tempo permettendo. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!